piano che abbiamo proposto è in tre punti essenzialmente. Il primo è che occorre un controllo dei mercati dei capitali, perché i mercati dei capitali in questo momento e lo saranno per lungo tempo, sono dominati da fenomeni di tipo speculativo. Quindi occorre sottoporre a controllo i mercati finanziari, che è una cosa che viene fatta in generale in tutte le circostanze in cui si verificano crisi molto gravi, e questa è una crisi molto grave. Quindi si parte da qui, che significa sospendere le contrattazioni di borsa quando necessario e significa controllare i movimenti internazionali di capitali dove necessario. Questa è la prima cosa. Dopodiché è necessario un massiccio piano di investimenti pubblici per rilanciare la domanda e in generale per rafforzare sia il settore sanitario sia il settore della ricerca. Da questo punto di vista noi riteniamo che sia urgente in questo piano di investimenti pubblici, è urgente provvedere all'acquisizione di tutti i diritti di proprietà intellettuale che riguardino la ricerca contro la pandemia, al fine di fare sì che tutte le conoscenze private, le conoscenze scientifiche e tecniche che in questo momento restano private nel campo della ricerca contro il virus, vengano immediatamente rese pubbliche e messe a disposizione di tutti gli scienziati che nel mondo si stanno occupando della questione. Questo è urgente e c'è bisogno ovviamente di un piano pubblico di acquisizione. Possibilmente coordinato a livello internazionale. E infine il terzo punto è che bisogna contemplare anche il rischio di una disorganizzazione dei mercati, così la chiamano gli economisti, cioè di fenomeni di strozzatura, diciamo, nelle catene della produzione che potrebbero al limite determinare problemi di approvvigionamento di beni e servizi. Sappiamo tutti che i problemi di approvvigionamento si stanno già verificando nel settore sanitario, no? La preoccupazione è che se le quarantene perdurano potrebbero emergere problemi di approvvigionamento anche in altri settori ed è necessario che ci sia un intervento pubblico per poter riorganizzare i mercati e per poter scongiurare il rischio di problemi di approvvigionamento. Sono questi i tre punti su cui si basa questo piano, e secondo noi è l'unico livello a cui si dovrebbe situare il dibattito di politica economica per essere all'altezza della enormità di questa crisi, e questa è una crisi enorme, senza precedenti per certi versi.